Il Napoli prima o dopo il Palermo? Uguale, uguale al Palermo, assolutamente, perché l'ha dimostrato anche quest'anno. Il Napoli ha speso non so quanti milioni di euro l'anno scorso e alla fine è arrivato 6-7 punti dietro al Palermo. Quindi parte alla pari con noi, ecco, anzi, secondo me noi siamo un gradino in su perché comunque lo dice la classifica dell'anno scorso. Il trasferimento di Cavani, Cavani è un gran giocatore, giovane, di prospettiva, già pronto, non solo di prospettiva, che andrà a rinforzare sicuramente il Napoli, però il Palermo l'ha sostituito degnamente con Maccarone, perché è un giocatore già pronto, che negli ultimi anni ha sempre fatto gol, è un giocatore che tra l'altro ogni volta che ha giocato contro di noi ci ha sempre dato del filo da torcere, quindi mi auguro che possa fare così anche con gli avversari. Ci sarà forse da faticare un po' di più, visto che Cavani è uno che si spende anche molto per i propri compagni? Sì, assolutamente, ma non è quello che ci spaventa. Senti, se Cavani è stato sostituito da Maccarone, credi che sia già stato individuato l'erede di Chiesa invece? Non lo so. O serve ancora qualcuno? No, sinceramente non lo so, perché siamo all'inizio, quindi non dimentichiamoci che anche Chiesa all'inizio, i primi 6 mesi, ha stentato un po' con la lingua, si è adattato in Italia, il nostro campionato è giovane, diamo tempo a chi è arrivato, soprattutto ai stranieri, e poi se dovesse arrivare qualche altro rinforzo in difesa, centrocampo, in attacco, che ben venga, perché quest'anno abbiamo 3 competizioni e vogliamo onorarle tutti e 3. Senti, a proposito di forza, centrocampo, in questo momento è rimasto in mente, cioè, l'anno scorso ero tu di Verano, che non c'è un problema con il titolare, però sono andati via Simplicio, Bresciano e tre scaffini di giocare. Che giocatori servono a fare con il Ma giocatori che servono, intanto c'è anche la situazione Guana, che domani dovrebbe arrivare, anche Roberto, che potrebbe darci una grossa mano. Non è l'ultimo arrivato sicuramente, potrebbe darci una mano, conosce già l'ambiente, sarebbe comunque un grosso vantaggio. Servono giocatori che hanno voglia di stare a Palermo e che comunque devono capire che Palermo è una piazza importante, quindi chiunque viene qui sa che deve lottare per obiettivi importanti, quindi chiunque decida di venire qui sa che comunque arriva in una squadra importante che deve darci una grossa mano, perché facciamo 3 competizioni. Le caratteristiche non lo so, questo sta all'allenatore, al direttore, alla società, ecco, decide le caratteristiche. Ma sono stato un centrocampista che abbia anche confidenza nel gol, visto che perciò è più una domanda che deve fare al tecnico, perché magari l'allenatore può dirigere e giocare con dei giocatori più predisposti alla fase offensiva, avendo altri giocatori, gli esterni, gli attaccanti magari meno predisposti alla fase difensiva, quindi sono domande più tecniche che io non sono in grado di rispondere. Hai parlato di 3 competizioni, se tu dovessi fare una tua classifica in testa, su cosa punteresti? Ma sinceramente vorrei alzare un trofeo, vorrei vincere qualcosa col Palermo, anche se so che è difficilissimo. Però vorrei innanzitutto andare più avanti possibile in Europa, perché c'è ancora comunque, sinceramente, uno dei miei più grandi rimpianti della carriera è stata proprio quell'eliminazione di 3 anni fa, quella squadra, sì, è stato uno dei miei più grandi rimpianti. Quindi il mio sogno è andare più avanti possibile in Europa. Sì, invece il nuovo ciclo Randelli nazionale, pensierino. Sì, è normale che un pensierino, adesso partiamo tutti alla pari, è un nuovo ciclo, allenatore, il nuovo selezionatore, partiremo tutti alla pari, quindi negli ultimi anni ho dimostrato una certa continuità e quindi, come tutti quanti i miei colleghi, speriamo in un posto in nazionale. Bene, Dankeschön. Bene. Dankeschön. C'è un pistone.
troppo.